Le persone spesso cercano di andare contro la propria natura per conformarsi a dei modelli che sono imposti dall'esterno e che vengono visti come universalmente giusti. Ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è professionale, ciò che non è professionale. Attenzione che le persone non sono tutte uguali. E allora se noi, chiaro, se noi entriamo dentro una struttura che è governata da alcune regole, ad esempio un'azienda, e siamo dei dipendenti, beh, a queste regole dobbiamo pure conformarci perché abbiamo scelto noi di entrare lì dentro. Ma se noi abbiamo un'attività in proprio, se abbiamo un'attività imprenditoriale, dobbiamo stare molto attenti a conformare l'attività sulle nostre caratteristiche, quelle che sono proprio intime, che ci definiscono. Nelle piccole, così come nelle grandi cose, se io sono una persona analitica, devo fare un'attività che richiede competenze analitiche. Se io sono una persona sintetica, fare un'attività che richiede competenze di sintesi. È inutile forzarsi a fare una cosa che non so fare, perché se anche imparassi un pochino, ci sarebbe tra i miei competitor qualcuno che ce l'ha dentro, che ce l'ha in sangue, e sarà più bravo di me, sempre.